La storia della navigazione è costellata di enormi scoperte tecnologiche. Oltre agli sforzi intrapresi da coraggiosi marinai, queste innovazioni hanno cambiato l'intero sviluppo dell'umanità. Ma navigare per mari e oceani è sempre stato un compito altamente pericoloso. Le tempeste agitavano le acque, causando onde violente e naufragi. I pirati attaccavano le navi per rubare le merci e in alto mare si combattevano epiche battaglie. Vennero costruite navi sempre più grandi e armate con armi devastanti. Questo trasformò gli oceani nel mondo delle navi da guerra. Le prime navi da combattimento apparvero nell'età del bronzo, ma nell'antichità greca le navi militari giocarono un ruolo decisivo per i popoli che risiedevano in prossimità del Mar Mediterraneo. La trireme fu la nave da guerra di maggior successo dell'epoca. Fu ampiamente utilizzata dai greci, dagli egizi e successivamente dai romani. Le triremi erano navi robuste, lunghe circa 35 metri. Il nome deriva dalla distribuzione dei rematori sullo scafo della nave, a formare tre file di remi. Durante le battaglie, le triremi cercavano di affiancarsi alle navi nemiche, permettendo ai membri dell'equipaggio di scagliare frecce e lance contro gli avversari. Un'altra tattica molto efficace era quella di usare l'ariete a prua della nave, colpendo in avanti la fiancata della nave nemica. L'obiettivo era quello di danneggiare lo scafo o di farlo a pezzi. Le triremi sono state una delle basi della storia della Grecia antica. Furono utilizzate in scontri storici, come la battaglia di Salamina, in cui i greci combatterono contro una grande flotta di navi persiane guidate dal re Serse. Le guerre puniche furono combattute tra le potenze militari di Roma e Cartagine. Le battaglie navali furono decisive nella lotta per il controllo dei territori e delle rotte commerciali. Le navi da guerra furono nuovamente migliorate con catapulte e grandi baliste in grado di affondare le navi nemiche a grandi distanze. Durante l'epoca vichinga, le navi da guerra assunsero un ruolo minore nei combattimenti navali. Ma ci furono nuovi progressi nel campo della navigazione. I vichinghi svilupparono un nuovo scafo per le loro navi familiari, i Drakkar. Lo scafo basso e flessibile dei Drakkar permetteva di navigare in acque poco profonde, cosa molto utile ai vichinghi per razziare villaggi e città. Anche l'impero bizantino contribuì allo sviluppo delle navi da guerra, aggiungendo armi incendiarie alla prua delle imbarcazioni. Queste armi sparavano un liquido altamente infiammabile che poteva incendiarsi anche a contatto con l'acqua. Quest'arma prese il nome di fuoco greco. La sua fabbricazione rimane tuttora un mistero, poiché i bizantini fecero di tutto per mantenere il segreto. Le navi da guerra dotate di fuoco greco furono fondamentali per la sopravvivenza dell'impero bizantino. Furono ampiamente utilizzate contro gli invasori arabi che cercavano di conquistare Costantinopoli, la capitale dell'impero. Ma la storia delle navi da guerra non si limita all'Occidente. Nella lontana Corea vennero create le impressionanti navi tartaruga. Questa insolita imbarcazione è considerata la prima nave corazzata della storia. Le navi tartaruga erano pesanti e non facilmente manovrabili, ma compensavano la loro mancanza di mobilità con una notevole forza. La nave tartaruga era dotata di una copertura in rame o bronzo e di un'arma incendiaria, solitamente ornata con la figura di un drago. Durante il Medioevo, le navi da guerra erano poco sviluppate, ma con l'avvento della polvere da sparo e dei temibili cannoni di ferro, le navi tornarono alla ribalta. Intorno al XV secolo iniziò l'era delle grandi navigazioni. Le maggiori potenze europee organizzarono enormi spedizioni marittime alla ricerca di nuove terre da colonizzare o di nuove rotte commerciali. In questo periodo si svolsero molti conflitti militari. Le navi da guerra furono armate con un numero sempre maggiore di cannoni e munizioni. Con il passare del tempo, le guerre tra le nazioni europee si intensificarono. L'attività dei pirati si intensificò nell'Oceano Atlantico e nel Mar dei Caraibi. Di conseguenza, alcune navi furono equipaggiate con decine di cannoni e divennero vere e proprie fortezze galleggianti. Un buon esempio sono le navi tipo uomo di guerra, o Man of War, ampiamente utilizzate fino al XIX secolo. Le navi da guerra
erano gigantesche per l'epoca, lunghe 60 metri e potevano avere più di 100 cannoni. Le nuove macchine a vapore permisero di costruire navi da guerra ancora più pesanti. Non era più necessario utilizzare alberi e vele. Le prime navi corazzate apparvero intorno al 1860 e cambiarono per sempre la storia delle battaglie navali. Inizialmente, le navi da guerra corazzate erano costruite in legno e ricoperte di piastre metalliche, ma cominciarono a comparire rapidamente navi con scafi interamente in acciaio e corazze rinforzate. Le navi corazzate ebbero una grande influenza sulla guerra civile americana. Il periodo di massimo splendore delle corazzate fu la Prima Guerra Mondiale. Ci furono enormi battaglie tra giganti d'acciaio. La battaglia dello Jutland del 1916 fu combattuta tra la marina britannica e quella tedesca. Fu il più grande scontro tra navi da guerra di tutti i tempi. È spesso considerata la più grande battaglia navale della storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le navi da guerra persero efficienza. I progressi dell'aeronautica e l'ascesa dei sottomarini trasformarono le navi da guerra in facili bersagli in alto mare. Alla fine della loro età dell'oro, le grandi navi da guerra furono costruite per intimidire gli avversari. I tedeschi costruirono la gigantesca Bismarck. Anche se ebbe vita breve, fu un grande rivale per la marina britannica. I giapponesi si spinsero oltre e costruirono la nave da battaglia più pesante e potente della storia, la Yamato. Con un peso di ben 72.000 tonnellate e una lunghezza di 263 metri, la Yamato era un mostro marino. Ci vollero molti bombardieri e torpediniere americane per affondare la Yamato. Questa sconfitta segnò la fine della supremazia delle grandi corazzate. Oggi, molte navi militari svolgono un ruolo fondamentale per molti paesi, ma le glorie del passato vivranno per sempre nella storia delle navi da guerra.